E eccoci qua per un nuovo video unboxing. Ciao, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui per spacchettare il mio pacco. Allora, mi piace acquistare su Shein perché ci sono cose tanto carine che praticamente equivalgono un po' alle cose che si acquistano andando in un negozio qualsiasi cinese, solo sono cose un po' più particolari. Vi dico, la spedizione è gratuita oltre tot, questo tot varia, a volte 9, a volte 29, a volte 39, insomma guardate sul sito e trovate sempre dei coupon. Inoltre potete raccogliere dei punti che poi potete utilizzare come sconto. Quindi cominciamo a spacchettare perché ho comprato veramente tante tante chicche. Partiamo dalle cose grandi perché vabbè, l'ho già aperto e vi faccio un po' vedere. Allora, questo è una cosa che da un po' che la guardo, non è una cosa utile ma è una cosa puramente istintivo, un acquisto istintivo, ecco. Perché mi piacerebbe, io so usare sia l'uncinetto che gli aghi, i ferri da lana, mi piacerebbe ricreare una sorta di cappello del genere, magari con delle orecchie diverse, un colore diverso, me lo provo così vediamo insieme. Lo so che magari non è un cappello che andrete a utilizzare sempre, però vi devo dire che mi è piaciuto tantissimo e niente, sono impazzita quando l'ho visto, tutto qua. Il prezzo è di 19 euro, io l'ho pagato con lo sconto perché, come vi ho spiegato, ci sono vari coupon se raggiungi determinate soglie. Lo trovo veramente fantastico, fantastico, bellissimo. Allora, vi dico un'altra piccola curiosità. Mi piace fare i video struccati perché, dato che per la maggiore faccio skincare, parlo di skincare, mi piace che si veda proprio il mio viso. Inoltre non mi piace assolutamente il comportamento di molti influencer su internet, in quanto trovo che la loro vita così perfetta non sia poi reale, ecco. Quindi continuiamo, ne prendiamo un altro e è un po' che lo aspetto e non vedevo l'ora di vedete, sono dei LED, ovviamente io ho preso, dato il mio canale tratta K-Beauty, ho preso, oddio che carino, ho preso lui ed è appunto il ditino inviato con questo adesivo col gancetto, così potete agganciarlo, ecco, vedete la grandezza, non è piccolo. Ho preso poi una molletta per capelli, questo c'ha il pelo, vi lascio poi tutti i codici giù nel video e andiamo un po' a provarle insieme. E di solito io, vabbè, ho le cord bang, adesso sono allungate, però ho i capelli, come vedete, scalati, quindi mi piace spesso la mattina. Il risultato è questo. Quando applico i sieri per la cute, appunto per lo scalpo o anche per lo shampoo, mi piace massaggiare. Devo dire che questo è veramente carino, arriva, vi faccio vedere con questa foto, ed è lui. Che chiaro, questa cosa di Shein non mi piace, è troppa plastica, però questo succede al supermercato, succede un po' dovunque. Ok, è così, è molto molto carino, il silicone è morbido, cioè pure qua potete secondo me metterci magari un filo, una cordina per poterlo appendere, e fate questo movimento anche con lo shampoo. L'ho pagato 3 euro, lo trovo molto utile e dà un'ottima impugnatura, quindi lo tieni molto stabilmente in mano ed è anche un ottimo materiale lavabile. Ho ordinato inoltre questi perché costano tantissimo in giro, anche 2-3 euro l'uno, invece li ho pagati 1,50 euro tutti e 5. Vabbè, questi magari li vedrete nel prossimo video skincare sicuramente, anche con lo shampoo. L'ho pagato 3 euro, lo trovo molto utile
e dà un'ottima impugnatura, quindi lo tieni molto stabilmente in mano ed è anche un ottimo materiale lavabile. Di solito non mi piacciono perché hanno questa parte molto dura e non si tengono bene, invece devo dire che questo riuscite veramente a lavorare bene. Mi piace. Arriva appunto con la sua scatolina. Ho ordinato inoltre questi perché costano tantissimo in giro, anche 2-3 euro l'uno, invece li ho pagati 1,50 euro tutti e 5. Mi piace utilizzarli, però non ricordo se hanno i buchi, perché ricordo di averli presi per le mani. Sì, ecco, vedete, hanno i buchi. Molto spesso magari non ho una maglietta a maniche lunghe sotto o comunque mi entra freddo, allora prendo questi che li ho pagati 3 euro più lo sconto, perché come dei cinesi li paghi anche 10 euro, quindi il risparmio c'è. Ho poi preso una cosa interessantissima per quanto riguarda appunto la skincare, ovvero i miei amatissimi polsini da skincare. Cosa sono questi? Quando ti lavi la faccia per fare la detersione, è lì che succede un delirio: si bagna per terra, ti bagni tu, il pigiama ti si bagna completamente, il pavimento si bagna, e questo fa sì che poi la casa si sporchi, quindi è tutta una catena continua che va verso il degrado, insomma, la vita, ecco. Quindi cosa ho deciso di fare? Di prendere dei polsini. E perché li ho presi su Shein? Perché su Amazon due polsini costano dagli 8 ai 14 euro, considerando che io ho fatto un ordine di 49 euro, ho preso tutta questa roba, direi che ne vale la pena. Li trovate anche waterproof, questi non lo sono, però permettono all'acqua di bloccarsi quando vi andate a lavare il viso. Fantastici, ed è un po' che li voglio. Ho poi preso questi, che è un po' che li cerco, e servono per premere il dentifricio o le creme quando stanno per finire. Fantastici, soprattutto con le creme solari e con il dentifricio, appunto, ripeto. Ecco, un'altra cosa carina che potete fare su Shein è prendere i vetrini degli iPhone, dei cellulari o comunque degli orologi, custodie, cover per le AirPods. E ho preso lo schermo 38 mm, ecco, però questo non mi piace, vedi, c'è la cornice, io lo volevo senza, però vabbè, pazienza, meglio di niente. Anche questi pagati niente, tipo 2 euro, una roba del genere. E devo dire che questi anche qui su Amazon 19 euro, un po' esagerati, questi li ho pagati 2 euro e qualcosa con lo sconto. Io non so dormire senza tappi, quindi insomma forse avrei dovuto prenderne qualche tappo in più. E belli questi. E sono di silicone, quindi sono lavabili ed entrano dentro l'orecchio. Belli, belli da provare, sono contenta. Io faccio così: invece di andare a comprare dai cinesi stronzate, aspetto e faccio un ordine. Certo, diciamo che magari ogni mese posso spendere anche due, ho speso un po' più soldi perché ho lavorato e mi sono spesa i miei soldini. Fine. Ho preso il pennello da terra e credo che sia da, non so se loro lo definiscano da fondotinta o da non lo dicono, però è un pennello fatto in questo modo, è angolato però è molto denso, quindi penso di utilizzarlo per il contouring in crema, per andare a sfumare o per i blush. Ed è il pennello di Shiglam per il brush liquido. Dovrebbe essere non proprio regolare, di modo da non andare proprio a tirar via tutto il blush, ma a sfumarlo bene. Ho visto ottime recensioni e devo dire che la zampa, non è vero che non si vede, si vede molto bene invece, perché qualcuno ha detto che la zampa non si vede nelle recensioni, probabilmente l'hanno invece si vede, guardate là, è perfetta, la zampa perfetta, guardate com'è bello, è rosa, è fantastico, giuro, innamorata, molto sottile, lo proverò e vi dirò. Poi ho preso questo filo interdentale, non so se lo vedete,
vedete come sono, e quel filo interdentale che fai ta 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 ta, molto comodo. Ho preso un cuoci uovo, è fatto così, il disegno era diverso, però vabbè, praticamente quando diventa nero l'uovo è così, quando diventa nero solo il bordo l'uovo è così, quindi potete fare un uovo semicrudo, un uovo alla cocca e un uovo sodo, carino. Ho preso invece questo spazzolone per il gabinetto perché mi serve veramente tanto per pulire il gabinetto. Vi faccio vedere, vedete qua c'è l'immagine, e non riuscivo mai a trovare uno spazzolone che me lo potesse pulire bene, quindi date la forma ta, 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 e potete anche pulire la parte tipo delle finestre che si riempie sempre di sporcizia. 2,70 centesimi, uno. Questi hanno questo taglio invece di eyeliner sfasato, ok, vedete, quindi dovrebbero essere ottimi per fare questo genere di eyeliner, vi farò sapere. Ho poi preso degli uncinetti a 1,52 euro, ve lo scrivo, e devo dire che sono bellissimi, cioè proprio sono belli belli belli, cioè mi piace proprio, lo sto guardando, è in silicone quindi molto ergonomico, molto morbido, sono molto forti, fantastici. Questi li proveremo magari su Instagram, e il latta, cioè troppo carino da portare in giro, e sono praticamente colori che si attivano con l'acqua, è una palette che si attiva con l'acqua. Fantastica, veramente, hanno un PAO di 24 mesi, fantastica, cioè veramente bellissimo. E molti prodotti, quasi tutti, sono vegani, e perché vendendo solo online si possono permettere di non fare test come invece richiede di solito il mercato cinese su alcuni prodotti, quindi niente, questa direi fantastica. Invece questa è, non prendo di solito collezioni su Shein perché la maggior parte delle cose non mi piacciono, ma non ho resistito, essendo nata nell'88 e sono una fan degli anni 90, quindi non ho potuto non prendere questa collezione, e sto parlando di lei, Glitch Out. Oddio, è un computer, e invece no, lo apri e tac, dentro c'è, no vabbè, ma bellissimo, quindi c'è questa scatola, poi ci sono questi adesivi dentro, bellissimi, e questa è la collezione, non ce l'ho fatta, l'ho presa per a 22 euro scontata. Allora vediamo un po' come funziona, allora vediamo, devi prendere, ma devi romperla, non ho capito, scusa, io non voglio romperla, com'è che si sta ad aprire? Allora la sfidiamo da qua. È il primo lip gloss set e sono dei lip gloss hydrating e luminosi multicolor, non ne ho sentito parlare benissimo, però boh, non importa, poi li proveremo e vi farò sapere. Poi ho preso, sempre ho preso nella confezione, c'è uno scrub, no è troppo bellina, tra l'altro è tipo in, è morbida, cioè guardate quanto è bella, no è bellissima, cioè questa collezione ha vinto, io sono innamorata di questa collezione che si chiama Glitch Out, Full Collection Kit, cioè bellissima. E questo scrub Glitch Out, cioè guardate che packaging fantastici. Non avevo uno scrub per le labbra, quindi ho detto perché non prendere questa collezione. E questo è così ed è verde dentro. Lo apriamo così ve lo faccio vedere. Oddio che bellino. Proviamolo un po'. È profumato, fantastico ragazze, fantastica la confezione, ancora non l'ho rimosso, guardate già come le labbra sono belle, no no, bellissimo.
Allora, ho rimosso la, lo scrub, mi sento le labbra veramente morbide, idratate, quindi ho deciso di aprire anche il lip gloss, così vediamo un po', anche qui guardate che confezione spaziale, cioè bellissima, veramente colorata. Allora, io direi che potremmo iniziare ad aprire, visto che di questi colori ce l'ho, cioè questi sono due colori molto particolari, direi di provare questo rosa viola glitch out, e lo vediamo un po' insieme. Ok, l'odore è mentolato e devo dire che invece, come al solito, il parere delle cose è molto personale. Non ne avevo sentito parlare bene, nel senso che le persone... però io dico invece che con la combo dello scrub, cioè io non ho delle labbra molto carnose, invece guardate come appaiono belle rimpolpate, idratate, morbide. E questa invece è la palette, oddio, ti dicono che è una palette con questi colori primari che tu mixi per dare al tuo viso una tonalità di blush, quindi in base un po' alle esigenze ti crei questo blush. Ho visto delle recensioni veramente ottime, no, cioè io sono innamorata. I dettagli della carta, cioè qualcosa di veramente spaziale. Complimenti a Shein, perché tutto calamitato, poi cioè anche qui confezione esterna super fantastica, da tenere secondo me, da svuotare del prodotto e mettere tutto dentro per tenere almeno le confezioni tutte, per conservarle, perché bellissime. L'aspettavo proprio da tanto, con tanto fervore. E questa, guardate il packaging della palette, cioè per favore, con la tastiera, ho scritto ehi, no, io sono innamorata. Ctrl e Alt. Oh, sono due palette, signori, non avevo mica capito. Wow, cioè praticamente 22 euro ho preso tutta questa roba. Facciamo un bel make up. Questa così, con questi, no vabbè, spaziali, e questa bianca no, bellissima, spaziale anche questa. Il verde e il giallo hanno dei glitter shimmer, e questi due sono due matte. No vabbè, ma bellissima, complimenti, cioè un bel full make up con questa palette, perché credo di essermi veramente innamorata. Quindi sono le due palette, una si chiama Control e una si chiama Alt. Ok, oggi abbiamo finito, queste erano più o meno le cose che ho acquistato, senza più o meno, e quindi ci vediamo in un prossimo video. Se questo genere di contenuti, un po' di unboxing haul, vi piacciono, vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, e noi ci vediamo presto.